Quindi io sono la Luca. Un progetto importante per i ragazzi, per il futuro di Castello di Napoli e soprattutto insomma, dell'Italia. Sì, guarda, devo dire che noi abbiamo portato avanti tantissimi progetti in questi 12 anni e ne siamo ovviamente orgogliosi. Però questo è un progetto particolare, tutto per amico, perché si rivolge a ragazzi che hanno disturbi di apprendimento e che molto spesso abbandonano la scuola proprio per questo motivo. E bisogna dire che oggi, rispetto a qualche anno fa, la percentuale è decisamente aumentata. Oggi siamo partiti dallo 0,7% nel 2011, oggi già 2,1% di quelli che hanno studiato. Quindi ci sono tanti ragazzi che hanno questo tipo di disturbo e che molto spesso anche noi genitori non vogliamo accettare o magari non sappiamo neanche che il nostro figlio può avere questo tipo di disturbo. Ecco perché abbiamo deciso di intervenire nel nostro piccolo ovviamente qui a Napoli, come sempre ci capita di fare, con 40 ragazzi delle scuole elementari, 20 delle scuole medie, che hanno questo tipo di problematiche e lo faranno attraverso un doposcuola specialistico, ovviamente, non il classico doposcuola. Ma abbiamo bisogno anche di formare gli stessi insegnanti, molti di loro purtroppo non hanno la capacità, no, per accompagnare il percorso di questi ragazzi. Quindi vogliamo anche finanziare la distruzione di nuovi tutor, che a volte possono essere anche loro stessi stati in passato dislessici. Quindi credo che sia importante, perché poi alla fine dare la possibilità ai ragazzi di lavorare insieme ai ragazzi un po' più piccoli, però questo credo che sia importante. Le scuole calcio sono sempre più importanti per creare aggregazione e levare i ragazzi dalla strada. Quanto si deve lavorare ancora per fortificare questa scuola? Per non creare più solo, quindi ragazzi. No, allora, sono due cose ovviamente distinte e separate. Al di là di scuole calcio, l'importante è fare dello sport, secondo me. Io ho due figli maschi, uno ha fatto calcio, a un certo punto a 18 anni voglio studiare, e bravo, perfetto, ma continuo a fare dello sport. Quindi è molto importante fare attività fisica per il benessere ovviamente fisico e non solo fisico ma anche mentale. È molto importante poter dare la possibilità ai ragazzi di operare e di divertirsi e quindi tenerli lontani da altre problematiche, di tenerli lontani anche dalla strada. L'illusione purtroppo in questo devo dire che noi genitori siamo tremendi, molto spesso siamo noi i primi a illudere e a far sognare forse troppo in fretta i nostri ragazzi. I ragazzi devono sognare, per modo di dire, ma non devono essere assillati dai loro genitori, anche perché molto spesso noi genitori crediamo, soprattutto attraverso il calcio, che quello può essere una fonte di guadagno che magari fa svoltare la vita a delle famiglie bisognose. Purtroppo non tutti arrivano a certi livelli. Quindi è importante che la famiglia dia dei valori al di là di quelli strettamente sportivi, che sono i valori della scuola, della famiglia, insomma, degli amici, tutti questi valori che credo vadano coltivati. Sì, i ragazzi devono sognare, un sogno infranto però per ragazzi a causa del fallimento nazionale. Ti è venuta benissimo questa, ti sei legato alla mia espressione. Sì. Non è solo un sogno dei bambini. Purtroppo era qualche cosa a cui tenevamo in maniera particolare tutti gli italiani, sportivi e non, perché questo è un momento troppo, troppo importante, quindi la delusione è grande, però a volte da queste delusioni possono rinascere nuove idee, nuova linfa, nuova voglia di dimostrare che l'Italia è caduta in questo momento, ma la capacità anche di potersi rialzare. E aggiungerei la capacità di rialzarsi e di regalare nuove gioie, nuove soddisfazioni. Guarderemo il mondiale
io direi personalmente, insomma, sono un uomo di sport, quindi con la stessa passione. Certo che fa male non vedere l'Italia e non poter cantare l'inno nazionale, però è così. Però invece mi arriva un passo di Napoli, grande show, appunto di Azzurri ieri a San Paolo, adesso si pensa alla Champions. Sì, io ieri ero per lavoro a Milano e devo dire che insomma il Napoli si conferma su livelli molto alti e secondo me questo è importante, soprattutto lo spirito. Cioè io l'ho detto già da qualche tempo, ho la sensazione di rivivere quello che ho vissuto in Napoli. Cioè la squadra secondo me in questo momento si sente una squadra fuori e sa che il gol lo fa. Sono le stesse sensazioni che avevo io quando giocavo nel Napoli. Io sapevo che molto spesso dicevamo che la partita non stava 0-0, ma era già 1-0, forse anche 2-0. È vero, avevamo Maradona in squadra, forse era un po' più facile, però questo Napoli attraverso il gioco mi sta dando questa sensazione e secondo me anche gli stessi giocatori hanno questo tipo di sensazione, perché si vede in tante piccole cose. Oggi è stata ovviamente una giornata importante per il Napoli, ma al di là della sconfitta della Juventus, ovviamente che è la più temuta, no? Io credo che il Napoli debba essere contento di quello che sta esprimendo, del gioco che sta facendo, dei risultati che sta ottenendo. Ieri guardavo una statistica e se non sbaglio nelle ultime 25 partite ne ha vinte 20. Corso che è difficile per qualsiasi squadra. Ok, grazie. Ciao ragazzi, grazie.